a Genova per Sampdoria-Atalanta c'è Emanuele Dotto. La Sampdoria è partita bene andando a vincere sul terreno di Empoli, l'Atalanta viceversa è incappata in una rovinosa sconfitta interna contro la Lazio. Le squadre stanno per scendere in campo agli ordini del signor Doveri della sezione di Roma. La Sampdoria giocherà con Viviano in porta, Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic in difesa, Barreto, Torreira e il polacco Linetti a centrocampo, Alvarez alle spalle delle due punte che sono Muriel e Quagliarella. La replica dell'Atalanta guidata dall'ex tecnico del Genoa Giampiero Gasperini, Sportiello e il portiere, Raimondi, Masiello e Zucanovic, un ex difensori, Carmona, Kurtic, Kessié e Spinazzola i centrocampisti, D'Alessandro largo a destra, Paloschi al centro, Papu Gomez a sinistra. Sono presenti circa 25.000 spettatori, la serata è calda e piuttosto umida. A te la linea, Filippo Corsini. Per i gialloblu. Attenzione, Atalanta in vantaggio, chiedo scusa a Firenze al minuto 27, ha segnato Kessié, ancora un gol del giovane ivoriano alla sua terza rete stagionale con la maglia dell'Atalanta, ha ripreso un calcio di punizione battuto da Papu Gomez, respinto dalla difesa doriana, la sua conclusione non ha lasciato scampo a Viviano. Cambia dunque il punteggio a Marassi al 27° minuto di gioco del primo tempo, Sampdoria 0, Atalanta 1, gol di Frank Kessié. A te la linea. Siamo quasi alla mezz'ora a Genova e l'Atalanta si è portata in vantaggio da 3 minuti con una conclusione del suo centrocampista Kessié. Segnatevi, gentili amici radioascoltatori, questo nome, Frank Kessié, non ha ancora 20 anni, giocatore ivoriano che ha giocato in formazioni minori, era in prestito mi pare al Cesena, ha giocato una bella partita contro la Lazio segnando una doppietta e adesso la sua conclusione di sinistro non ha lasciato scampo al portiere doriano Viviano al 27° minuto del primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sampdoria 0, Atalanta 1, si riscuote la Samp alla ricerca del punto del pareggio, ma per il momento le geometrie non ci sono, c'è un attacco di Muriel, osserviamo l'azione, la palla per Quagliarella, il tiro di Quagliarella, la bella conclusione che termina alta sulla traversa della porta difesa da Marco Sportiello. Siamo alla mezz'ora del primo tempo, Sampdoria 0, Atalanta 1 al 27° Frank Kessié, la linea a Torino. Poco fa la grande occasione. Scusa, per intervengo, ci sarà un calcio di rigore in favore della Sampdoria, è stato atterrato Muriel da Raimondi e pertanto il direttore di gara Doveri ha segnato il penalty alla formazione blu cerchiata della linea. Dal Bologna. Attenzione, calcio di rigore per la Sampdoria, è pronto Quagliarella, Quagliarella contro Sportiello, poco fa graziato dal palo su una conclusione di Muriel, parte il tiro, gol, pareggio della Sampdoria esattamente al 35°, rigore di Fabio Quagliarella, 1-1 fra Sampdoria e Atalanta, a te la linea. Da notare che al 31° la Sampdoria aveva colto con Muriel un palo pieno su iniziativa del giocatore colombiano, il portiere Sportiello risultava battuto ma il montante ha respinto la conclusione in diagonale, una conclusione precisa e calibrata del giocatore sudamericano. Tiro è terminato fuori, c'è di attenzione, risveglio. Attenzione, scusa, Sampdoria in vantaggio, il gol lo ha segnato mi pare Barreto sugli sviluppi di un contropiede della formazione blu cerchiata che gioca in superiorità numerica perché 2 minuti fa è stato espulso Kessié per doppio cartellino giallo, a te la linea. A Genova è finito il primo tempo al 45° Sampdoria 2 Atalanta 1, questa la successione delle reti, al 27° Kessié per l'Atalanta, pareggio sandoriano al 34° sul calcio di rigore con Quagliarella, il gol al 45° siglato di testa da Barreto su assistenza di Muriel. Alla pausa Sampdoria 2 Atalanta 1 Torino. Squadre che stanno per sistemarsi sul terreno di gioco, Cagliari 0 Roma 1 il parziale, la linea può andare a Genova. Sì, a Genova si gioca il 4° della ripresa, Sampdoria 2 Atalanta 1, poi un giorno ci spiegheranno i dirigenti della Lega che cosa vuol dire contemporaneità. 2-1 nel finale, al 27° il gol degli atalantini siglato da Kessié, alla terza prodezza in queste prime 2 giornate di campionato, attacca la Sampdoria pericolosa con Quagliarella, il rilancio è stato di Masiello che ha allontanato. Il pareggio doriano al 34° con Quagliarella sul calcio di rigore concesso per un fallo di Raimondi ai danni di Muriel. Poi nel convulso finale è stato espulso per doppia ammonizione il cileno Carlos Carmona dell'Atalanta e al 45° su un cross l'MLM di Muriel, Barreto ha potuto incornare con tutta comodità, complice anche un intervento non propriamente felice del portiere atalantino Sportiello. Barreto, paraguayano Edgar Barreto, classe 84, ha giocato anche nell'Atalanta, non ha esultato nel momento in cui ha portato in vantaggio la sua squadra, cioè la Sampdoria. Attacca adesso l'Atalanta con Papu Gomez, Atalanta in 10 uomini per l'espulsione di Carmona, il rilancio della difesa doriana con Sala che mette in fallo laterale. Siamo al 5° minuto della ripresa, Sampdoria 2 Atalanta 1 Torino.
Andiamo a Genova fino al termine, Sampdoria-Atalanta. Sì, 2-1 per la Sampdoria, con l'Atalanta che cerca di disimpegnarsi con un'azione di controffensiva, ma il pallone viene gettato, come si dice, alle ortiche da Petagna, e il pallone può essere recuperato agevolmente dal portiere Viviano. Mancano 2 minuti al termine della partita, una partita sofferta, si è decisa in pratica nel primo tempo con il gol del vantaggio atalantino siglato da Kessié, capocannoniere del campionato. Attenzione perché Budimir va in area di rigore, sottrae il pallone a Konko, avanza ancora Ante Budimir, possente attaccante croato, manovra il pallone sul filo del fallo di fondo, guadagna una rimessa laterale per la Sampdoria. Sampdoria pericolosa con una bella conclusione di Praet, un elemento interessante questo giovane. Interviene Udine, il gol dell'Udinese a chiudere questa partita, il gol di Stipe Perisa, Udinese 2 Empoli 0. Grazie, perfetto, attacca ancora la Samp che chiude la partita perché il direttore di gara, il signor Doveri, fischia la fine dell'incontro. Amarassi, Sampdoria batte Atalanta 2-1 e Sampdoria inventa la classifica così come il Genoa. Era dallo scudetto della Sampdoria nel 91 che questa evenienza non capitava alle due squadre della stessa città. La vittoria della Sampdoria che vale il primo posto a punteggio pieno ai blu cerchiati, Emanuele Dotto. Sì, vittoria sofferta della Samp sulla Atalanta, ma una vittoria importantissima per il club blu cerchiato che balza in testa alla classifica sia pure in coabitazione con Juventus, con i cugini del Genoa e con il Sassuolo. Gara in rimonta e in apnea contro i bergamaschi. Al 27esimo Atalanta in vantaggio con un gol dell'ivoriano Kessié alla terza rete in due partite, capocannoniere del campionato. Pareggio di rigore firmato da Quagliarella, poi Carmona si fa espellere per una doppia ammonizione e l'ex Barreto castiga uno sportivo un po' aperto. Sipario, perché nel secondo tempo non succede in pratica nulla, ha diretto Doveri della sezione di Roma, finale da Luigi Ferraris, Sampdoria 2, Atalanta 1 e a Telanini. Bene, grazie.